Bene amici, benvenuti in un nuovo super video. Allora, avete visto il precedente video dove parlavamo del mini orto, perché ho aperto questa rubrica che esula un po', diciamo, da quello di cui parlo su questo canale, ma ho visto che tra l'altro è una rubrica che sta avendo molto successo. Ma come sappiamo bene, in questo canale si parla di YouTube, come aprire un canale YouTube, come fare business online, insomma tutte queste cose qua. Quindi oggi voglio parlarvi di un argomento molto interessante che avrete visto sia dal titolo che dalla copertina. Prima di partire vi ricordo due cose importanti. Uno, che è uscito il mio libro 2023, Avvia il tuo business online, link in descrizione nei commenti per acquistarlo su Amazon, sia in formato Kindle, quindi digitale, che cartaceo. Altra cosa, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per notifiche, mettere un bel like che mi supportate, magari mettete anche un commentino così mi agevolate con l'algoritmo di YouTube. Ma bando alle ciance, facciamo partire la sigla e partiamo con questo super video super utile, me l'avete chiesto in tantissimi. Eccoci qua. Allora, come aprire uno store su Etsy, un negozio su Etsy, senza avere la merce in casa. Quindi, come aprire un negozio milionario su Etsy? Vi spiego come fare. Allora, anzitutto servono due cose. Uno, l'account Printify, e due, l'account Etsy. Allora, non sto a mostrarvi qua click per click, vi spiego la dinamica delle cose e la parte teorica, che è la cosa più importante, perché una volta che avete capito come funziona il sistema, andarla a creare un attimo. Poi vi lascio in descrizione tutti i link per andarla a fare. Allora, anzitutto parliamo di Printify. Printify è un sistema di print on demand dove voi create le vostre grafiche su determinate tipologie di abbigliamento, piuttosto che cover cellulare, cuscini, scarpe e quant'altro. Ci applicate la vostra grafica e la potete mettere in vendita sia su un vostro e-commerce piuttosto che su altre piattaforme, tra le quali Etsy. Il print on demand ha la comodità che non vi obbliga a fare stock di magazzino e quindi potete vendere i vostri prodotti una volta che viene acquistato dal vostro potenziale cliente. L'ordine arriva direttamente a Printify, che spedisce al vostro cliente l'articolo. Voi otterrete il guadagno tra il prezzo indicato sul sito dove l'avete messo, in questo caso mettiamo nel caso su Etsy, e il costo effettivo che ha di produzione per diciamo Printify. Fantastico, no? Per iniziare è la cosa migliore che potete fare se volete spingere un nuovo brand, creare un brand d'abbigliamento vostro. Quindi che cosa vi serve? Vi serve anzitutto l'applicazione canva.com, anche la versione gratuita. Potete già fare anche con la versione gratuita delle grafiche abbastanza accattivanti, per non dire leviamo anche abbastanza, delle grafiche accattivanti. Ovviamente se avete la versione pro, che costa mi sembra 11,99 al mese, avrete accesso a una quantità di grafiche molto molto più vasta. Una volta che avete creato il vostro logo, la vostra grafica e quant'altro, per esempio potete fare che ne so, se vi piacciono i cani potete fare una linea di t-shirts e felpe, o felpe con cappuccio per esempio, con i cani, che ne so, con un carlino, piuttosto che con altra tipologia di cane o di animale per esempio. Adesso per esempio arriva San Valentino, potete creare una linea di cuscini, maglie, tazze e quant'altro, cover per cellulare per San Valentino con la scritta love e quant'altro. Ma possono esserci miliardi di altre idee di design, quindi sta a voi avere l'inventiva. Ovviamente su, una volta creato su Printify la vostra, diciamo, collezione, tramite Printify potete ad aggiungere diciamo l'e-commerce in questione. Come si fa? Allora, io intanto qui ho Printify aperto e semplicemente andando su in alto a destra, vicino al vostro account, Add New Store, vi permette di aggiungere per esempio Etsy, ok? Però potete aggiungere, se avete una partita IVA per esempio, potete aggiungere un WooCommerce, uno Shopify, PrestaShop e quant'altro. Quindi restiamo sul discorso di Etsy. L'account Etsy lo dovete creare, quindi che è un account che va bene come compratori, ma nel momento in cui l'avete aperto dovete andare a creare il vostro shop. Per crearlo, una volta creato, dovrete inserirci un articolo qualunque fittizio, quindi dall'interfaccia di Etsy create il vostro shop, dalla gestione shop, e
inserite un articolo fittizio che poi andrete a togliere. Perché vi dico di fare questa procedura? Perché altrimenti il Printify non rileverà il negozio, perché per creare su Etsy un negozio dovete inserire per forza un articolo, altrimenti non si crea. Quindi una volta creato andate poi a collegarlo tramite Printify e voilà, di modo che una volta collegato, poi man mano che voi inserite un prodotto nella vostra collezione, automaticamente verrà pubblicato il prezzo da voi indicato in base anche alle taglie sul vostro shop Etsy. Questa è una figata pazzesca. Quindi appena avete messo il primo articolo della vostra collezione, potete andare tranquillamente sul negozio Etsy e levare quell'articolo fittizio che avete inserito all'inizio per creare il negozio. Tenete presente due cose: non fatevi abbagliare o ammagliare da tutti questi youtuber e video su YouTube dove fanno vedere che vendono migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di dollari di roba su Etsy. Non dico che non sia possibile, perché tutto è possibile se ci si mette con impegno e si raggiunge qualsiasi risultato, ok? Sono d'accordo. Però tenete presente che comunque su Etsy c'è un mercato enorme, soprattutto Etsy è molto concentrato negli Stati Uniti, anche se va qualcosa in Italia. Ma c'è tantissima gente. Perché uno dovrebbe comprare da voi? Perché uno dovrebbe trovare il vostro prodotto dalla ricerca su Etsy piuttosto che un altro? Quindi anche Etsy ha a disposizione delle campagne ads a pagamento per sponsorizzare e spingere il vostro prodotto. Quello che io posso consigliarvi all'inizio: fate tramite Etsy il collegamento di tutti i vostri social network, e soprattutto per queste tipologie di prodotti, soprattutto abbigliamento, dovete spingere il vostro account Instagram. Quindi create un account Instagram dedicato al vostro brand e cominciate a presentarlo ai vostri amici e parenti, chiedete l'amicizia, collegatevi con più persone possibile e fatelo crescere. È da lì che poi andrete a fare le storie su Instagram, dove metterete all'interno della storia un link che rimanda alla pagina interessata del vostro negozio Etsy. Quindi se fate una storia su un determinato articolo, che ne so, fate dei cuscini per San Valentino, li mettete, poi fate la storia Instagram e mettete il link che punta a questi cuscini. Ovviamente tutto questo come lo fate? Con Canva create la storia e anche il relativo reel direttamente da Canva, e poi lo esportate anche tramite cellulare in MP4 in formato video e lo caricate nella vostra storia di Instagram. E ovviamente vi consiglio anche di creare un profilo LinkedIn, una pagina Facebook, un profilo comunque Twitter, da essere il più presenti possibile. Poi ovviamente Viral Product Shop, quindi TikTok. Apritevi anche un profilo dedicato a TikTok per cercare di far andare magari virale un prodotto. Cercate di creare un'animazione video anche tramite Canva che dia l'idea il più possibile della tipologia di prodotto. E credetemi, sta la vostra inventiva a creare, quando non è che prendi in 5 minuti, tiri giù un brand e cominci a fare i soldi, no? Poi ovviamente potete andare a vedere le statistiche di visita sul vostro negozio Etsy, quindi capire un attimino cosa va, cosa non va, e soprattutto potete anche collegarlo alle Google Analytics. Non vi sto a spiegare adesso nel dettaglio come collegare le Google Analytics, perché diventerebbe una cosa troppo tecnica, ma se avete bisogno sapete che una consulenza ve la posso fare. Tenete presente che questo sistema è un modo per iniziare, poi si può anche collegare un eventuale shop. Lo stesso Etsy qua dice nei canali di vendita: vuoi un tuo sito web? Maggiori informazioni su Pattern. Vediamo un po' se ci clicchiamo. Eccolo qua. Ti permette, inizia gratuitamente, ti permette di creare un negozio senza problemi. Io questa cosa qua la sconsiglio, nel senso che poi lo stesso Printify lo potete tranquillamente collegare o a un negozio Shopify o a un negozio WooCommerce. WooCommerce gratuito, Shopify a pagamento. Se non siete dei geni del web, vi consiglio Shopify. Lo pagate i primi 3 mesi un euro al mese, mi sembra, in offerta adesso, poi costerà 19,90 20 euro al mese. Però è molto semplice, anche un'ottima piattaforma di gestione del web marketing, dei social, del pixel di Facebook, quindi anche oltre che della parte statistica, per permettervi di targetizzare al meglio il vostro pubblico per la targetizzazione delle vostre campagne pubblicitarie,
è anche ottimo per la sincronizzazione del vostro shop Facebook e Instagram, che non è male assolutamente. Non stiamo a vedere nello specifico qua in questo video come andare a fare tutte queste cose, perché sono cose tecniche. Io quello che voglio fare in questo canale è darvi le idee per iniziare in maniera facile, poi piano piano si può arrivare tranquillamente a ottenere dei risultati. Quindi, riassumendo, come faccio ad avere un negozio che funzioni? Mi apro l'account Printify, comincio a crearmi il mio catalogo prodotti, che siano magliette, tazze, cuscini, quello che volete, felpe, pantaloni e quant'altro. Poi mi apro l'account Etsy, creo il negozio, ci butto dentro un prodotto fittizio che poi andrò a eliminare e collego Printify al negozio Etsy. E poi via di social, ci vorrà pazienza, tanto tempo, ma siate univoci e siate coerenti. Create un brand, un logo e una linea. Una linea intendo una collezione, che ne so, la collezione pet per gli animali, per i cuccioli, da mettere, piuttosto che una collezione per i giorni della settimana. Che ne so, week collection. Sapete le vecchie maglie che giravano una volta, ho scritto Monday, Tuesday, Wednesday, quindi lunedì, martedì, mercoledì, cose così. Potete fare quello che volete, siate univoci e create qualcosa che possa attirare l'attenzione, che possa piacere ad una fascia di pubblico a cui volete andare a mirare. Certo che se siete troppo generici oppure pensate di fare il vostro logo e buttarlo su una maglia, nessuno lo comprerà mai. Lo potrete fare nel momento in cui avrete un certo pubblico, quindi migliaia di persone che acquistano da voi, quindi per voi sarete un punto di riferimento, sarete un marchio, quindi potrete vendere prodotti col vostro logo, ma prima non ha senso. Fate delle collezioni e procedete in tal senso. Vi ricordo come sempre due cose. Uno, che è uscito il mio libro 2023, Avvia il tuo business online. E due, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per notifiche, mettere un bel like e commentate, che mi aiutate a salire con l'algoritmo di YouTube. A voi non costa nulla, ma mi date davvero una grossa mano. E per questo video su come creare un vostro brand da zero e diciamo iniziare a vendere online in tutto il mondo è tutto. Vi ringrazio di avermi seguito, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.